Wedi, spoiler riprese 804, Nicole dice poco di a Roberta, Armando pensa all'addio. Questo sabato 8 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, le anticipazioni che stanno circolando in rete a fine riprese riguardano sia i protagonisti del trono over che i ragazzi del trono classico. Armando incarnato è stato al centro di un vero e proprio confronto a tre con Maria e Gianni, il cavaliere ha minacciato di lasciare il programma ma la presentatrice l'ha convinto a restare. Tra Nicola e Roberta, invece, sono volati stracci e la tronista ha dato della poco di buono alla dama. Le anticipazioni della registrazione di Wedi dell'8 aprile riguardano soprattutto Armando e le spiegazioni che ha dato sulla persona che lo starebbe gestendo dall'esterno, Aurora. Infatti, ha continuato a sostenere che il napoletano avrebbe un manager che piloterebbe tutti i suoi atteggiamenti pubblici. Il cavaliere è entrato in studio e ad attenderlo al centro c'erano Maria e Gianni, i due hanno cercato di indagare sull'accusa che la dama ha lanciato ad incarnato, facendogli domande mirate. Il diretto interessato si è difeso smentendo tutto, ma si è detto disposto a lasciare il programma se la presentatrice crede a Tropea. La padrona di casa del dating show ha rassicurato il protagonista del trono over dicendogli che non le servono prove per testare la sua buona fede. Ma lui ha insistito ribadendo la sua volontà di andare via per dimostrare ai suoi detrattori che non è lì per visibilità. De Filippi ha trattenuto Armando che, dopo un rimprovero di esperti, si è accomodato nel parterre e non ha più proferito parola. Un altro tema che è stato affrontato nel corso delle riprese di Wedi dell'8 aprile è il presunto accordo tra Nicole e Andrea. Nel commentare il bigliettino che il corteggiatore ha dato in segreto alla tronista durante un ballo, Gianni ha ribadito il proprio pensiero sul fatto che potrebbero conoscersi da prima dell'incontro davanti alle telecamere. I due hanno negato ma sono tornati al centro dell'attenzione per lo strano feeling che hanno dimostrato di avere anche in situazioni di difficoltà. La ragazza ha deciso di non portare in esterna nessuno dei suoi spasimanti, e quando Sperti le ha chiesto di fare il nome di quello che al momento è il suo preferito, lei ha risposto Carlo. Christian, che si è autoeliminato alla fine della registrazione di ieri, non è tornato in studio e Santinelli non ha ancora deciso se lo cercherà oppure no. Le anticipazioni della puntata di Wedi che è stata registrata l'8 aprile, però, parlano anche di un nuovo acceso scontro tra Nicola e Roberta. La dama, in particolare, si è detta risentita per un appellativo che la giovane le ha attribuito mentre litigavano. La tronista ha dato della poco di buono alla donna che da settimane la punzecchia e critica il suo percorso nel dating show. Nessuna novità, invece, su Gemma Galgani. Dopo l'addio di Silvio al programma, il cavaliere non si è più fatto vedere agli Helios. La torinese è tornata nell'ombra e neppure in questa registrazione è stata interpellata su un'eventuale sua nuova conoscenza. Anche Tina Cipollari non è intervenuta nelle storie che sono state raccontate, l'opinionista ha preferito scherzare col pubblico presente offrendo una merenda a tutti. Luca Daffré, invece, ha mandato a casa una corteggiatrice dopo aver scoperto di avere un amico in comune con lei, nel rispetto della redazione e delle altre ragazze che sta frequentando. Il giovane tronista ha troncato sul nascere il legame con Alessandra, mentre ne sta coltivando altri esterna dopo esterna. Niciun curcubeu, daci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.